Ma guardi, direttore, io in verità pensavo di aver detto una cosa ovvia, perché ho risposto ad una domanda uscendo dall'aula ad un vostro collega che mi ha chiesto cosa pensassi di Draghi. Mi sono espresso come tanti nel mio partito hanno fatto, pure dicendo che preferirei che Draghi proseguisse l'ottimo lavoro che sta facendo, e poi quando mi hanno fatto dei nomi io ho detto che Casini può rispondere ad un profilo che unisce, che può ambire a quel ruolo. Ho detto un'ovvietà, mi sembra, da questo punto di vista, perché insomma, non anche è lo stesso Boccia mi sembra che abbia detto che Casini può ambire. Perché non è un'ovvietà? No. Mi spieghi? No, non è un'ovvietà, perché lei ha detto due cose che sono precise, che possono essere condivisibili o no, ma che è meritorio che un politico parli chiaramente. Ha detto due cose: che primo, è favorevole a che Draghi resti a Palazzo Chigi, come, e peraltro aggiunto, come molti nel mio partito. Certo. E queste non sono affermazioni ovvie, ma sono importanti. Cioè... Perché la posizione ufficiale del suo partito è che va salvaguardato Draghi sia come Presidente del Consiglio, sia che vada a fare Presidente della Repubblica. Non è esattamente la sua, che ha detto invece no, resti a fare Presidente del Consiglio. Non mi sembra di essermi posto fuori dalla Direttore Mieli, mi faccia dire però, perché lei mi indica devoto a più persone. Io sono un cattolico credente, sono devoto solo ad altre cose. No, stia, mi ascolti. Forse in fatto terreno l'unica devozione ce l'ho ed è uguale a quella del direttore Mentana, perché sono interista. Quindi detto questo, io mi riconosco nel percorso che sta facendo. Nel percorso che sta facendo Letta in questi ultimi giorni, credo che bisogna trovare un nome che superi, diciamo, che non sia di parte. E quindi a domanda di un giornalista se Casini fosse un nome che può ambire a quel ruolo, ho detto che Casini ha certamente le caratteristiche per poter essere un buon Presidente della Repubblica, perché certamente non sarebbe un candidato di bandiera in questo momento. Comunque sono affermazioni nette, chiare, glielo concedo. Non ho messo nomi in campo, i nomi in campo le hanno messi altri, io mi sono limitato però ad esprimere un mio giudizio. Però Stefano, io lo dico francamente, la differenza in campo, scusami, che rimanga, non ha detto lo tuteliamo sia che vada in un ruolo, ha detto che preferisco come molti del mio partito che resti a Palazzo Chigi. Questa è un'operazione netta, che non vada a Quirinale, dai. Certo, è chiaro, non vada a Quirinale. Mi sembra però, direttore Mieli, mi sembra che questa stessa considerazione l'hanno espressa in tanti. Sì. Lo stesso tipo, per esempio, lei conosce qualche nome? Che sarebbe utile tipo che, chi? Scusi Stefano, chi? Ma ha detto Boccia stesso. Che preferisce che rimanga in palazzo, non l'ha detto Boccia. Boccia stesso. No, Boccia ha detto che lo vuole tutelare. Il Partito Democratico, con sue espressioni, ha spesso detto che bisogna proseguire il lavoro di questo governo. Equivale, diciamo, a immaginare che sia utile che Draghi continui questa sua funzione. È un mio punto di vista, ma è un punto di vista espresso da tanti altri. È stato chiarissimo. Mentre venivo Stefano. Qui mi sembrava di aver sentito anche Buffagni. Sì, ma guardi, insomma, che non è del mio partito, ma fa parte della stessa maggioranza di governo. Patuanelli, che è il capo della delegazione del Movimento 5 Stelle al governo, ha detto che gli italiani vogliono chiarezza e che ci vuole continuità. Quindi si è espresso negli stessi termini. Nessuno la sta trattando come una sorta di scismatico o di apposta, per carità, visto che assolutamente, anche se ha cambiato qualche partito. Sono abituato anche a dire cose diverse, non è questo, volevo soltanto dire che ho risposto ad una domanda di un giornalista. Poi lei non è devoto a Boccia, ma è devoto a Emiliano, si è autosospeso contro Emiliano, è vero? Io è da tre giorni.
No, io non sono devoto a nessuno, io diciamo con Boccia ho avuto motivi di distinguo spesso, uno di quelli era quando secondo me il PD doveva prendere posizione più netta di fronte ad un presidente di regione che si riconosce ed è un grande elettore del PD e sosteneva un sindaco di Casa Pound. Mi sembrava di essere stato nel mio, ecco. No, no, chiarissimo, chiarissimo. No, ho voluto ricordare che cos'era il motivo di frizione anche nei confronti di Boccia, che invece è vicino a Emiliano. E allora, Stefano, grazie per averci spiegato bene la sua posizione.